Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo finalmente occupato un nuovo alloggio. Quindi ora possiamo pensare a vendicarci. Però prima Pierce ha delle missioni per noi, ovvero Angelo Custode. Dove hai preso quelle chiavi? Check it out, boss. What's up? Since this used to be a syndicate crib, thought I'd poke around and see what they left behind. All right, so what am I looking at? Safety deposit keys. Now, don't you want to know what it is they all got locked up? Beh, certo. The syndicate will know we have the keys. They'll be waiting for us to make a move. Well, I guess then you better watch my back. All right, let's go. Se questo è il piano, va bene. Oh, finalmente abbiamo un lanciarazzi. What do we do now? I'm gonna go in, open the safety deposit boxes, get the shit, and then come out. Without suona come un piano. Fuck no. Well, you have me worried for a second. Just be ready when I come out. Hey, don't take too long. Va bene, io ti aspetto qui, Pierce. Tu fai con più o meno calma, però fai con attenzione, quello sì. All right, I'm coming out now. Keep my ass covered till ci tengo che uno dei miei luogotenenti non crepi. Hell yeah. Shoot them already! Ah, che brutto avere il lanciarazzi quello base. Vabbè, ovvio, siamo ancora a inizio gioco, attenzione. Madonna mia. Stupida rete. Madonna, ho già distrutto la macchina, fantastico. Siamo già quasi a metà vita della macchina, attenzione. Shoot them. Non è facile con la macchina così, però porca miseria, mi sembra molto più difficile questa missione. Mi sembra che la macchina si stia già distruggendo più del dovuto. Forse i cambiamenti alla fine non sono stati solamente grafici, eh. Vediamo, adesso arriva qualcuno sicuramente da lì davanti. Un po' di aiuto sarebbe carino. Inizia a fare il tuo lavoro, poi l'aiuto ti arriva, tranquillo. Che io preventivamente li colpisco quando riesco. Porca puttana. Oh, calmo. Ecco, macchina distrutta. Pierce morto. Colpa mia, ho mirato malissimo. Ok, a sto giro la macchina l'ho protetta molto meglio, dai. A sto giro non si possono lamentare. Ecco fatto. Guarda, è intonsa praticamente la macchina a questo giro. Oh, dai, l'avevo colpita. Un po' di aiuto. Se tu sei lì in mezzo è ovvio che non li posso colpire poi, eh. Ok. Donna mia, troppo. Sì, ma muoviti intanto. È inutile che stai lì fermo. Ecco fatto, contento? Shoot them already, ho già fatto, Pierce. Ecco fatto. Tranquillo che sul ponte ti proteggo io ora. Nonostante quello là ti stia inseguendo. Ah, di poco, dai. L'avevo quasi preso. L'avevo quasi preso. Siamo quasi a metà missione, dai. Siamo quasi a metà missione. Non vedo i nemici. Dov'è? Ah, è scomparso perché lo stava ancora inseguendo. No, col cazzo che è scomparso. Ecco fatto. Il modo più semplice per finire questa missione è, in teoria, puntare alla macchina. Perché così gliela fai saltare in aria. Però, nello specifico poi, è più facile colpirli uno per uno. Bravo Pierce che l'hai uccisa. Dai, su, 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 su. Oh, lo stavano per investire. Ecco. Fatto, è morto anche Pierce. No, dai, è ancora vivo.
quello è morto, la tipa è morta, perfetto. Dai Pierce, sei metà vita, io ti proteggo da quassù. Ne arrivano altri? Ovviamente ne arrivano altri. Ah! Quando sono in movimento è tutto più difficile da fare questa parte. Anything else, Sunshine? Dai, 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 ricarica. Ecco qui. Dai! Porca puttana. Dai, bravissimo. Ok, con calma. Ecco fatto, ne ho uccisi un po' tutti assieme. Ne è rimasto uno che sta bruciando, credo. Credo stia bruciando, ma noi non lo vediamo perché siamo distanti. E Angelo Custode completata. $2000, che vabbè, ora come ora in realtà sono tanta roba. $82 all'ora. Mica troppo, eh. E abbiamo una proprietà che potremmo comprare. Direi allora di farlo. Ah, è il sole, pensavo mancasse proprio. Ho visto sta roba bianca e non capivo che era la luce. Quanto ci costa? $1000. Prendiamo tutto, compra tutto, che tanto sono soldi che ti entrano poi nelle tasche. Prima di proseguire con le altre missioni, abbiamo qui un negozio Friendly Fire. Io andrei a comprarlo e anche a farmi un po' di munizioni, già che ci siamo. Eccoci arrivati, spendiamo $5000, che tanto sono soldi che ci entrano in tasca e 5% di sconto. Quest'arma è inutile, è veramente inutile, non fa un cazzo di danno, non si può potenziare. È carina solo perché c'è il nostro nome tatuato sopra, ma niente di più. Dicevo che volevo cambiare armi per questo gameplay, ma alla fine userò sempre le stesse perché sono le migliori. Certo che anche questo è un peccato, potevano potenziare... Cioè, mi va bene che hanno mantenuto il gioco originale, però almeno armi del genere, visto che già lo stavano rifacendo, potevano mettergli un potenziamento in più. Cioè, il lanciagranate sì e le altre armi no, che tra l'altro... Un peccato che il lanciagranate non si potenzia nell'aspetto, però vabbè, quelli sono dettagli. Dettagli che però ti fanno apprezzare il gioco. Buttiamola lì, madonna mia. È troppo realistico il penetratore ora. Ok, scorta di munizioni fatte. Richiamiamo Pierce e facciamo un'altra missione. Ultor sent over a couple pallets of Saints merch. Maybe we should do a little advertising around town, you know, pimp the Saints in Steelport. Sì, direi che è una bella idea. People go crazy over actual celebrities promoting themselves. So you're saying it has to be me? Oh, I'll do the selling. Ovviamente. You just get my back, and I have the perfect places to hit. Va bene, Pierce, arrivo subito. Aspetta che prima c'è un fan che ci chiede una foto. Ehi là, amico, ciao. Ecco te. Guarda davanti alla cassetta della posta dove sto tizio si è appena fuso. Ed eccoci qua. Userei la pistola io però, Hit the Morningstar territory. And you know where that is? The documents we got with those keys gave up a whole lot. Seems like it's just what we needed. Di già ci sparano. È la madonna. Merchandise, you know, like shirts and lunch boxes. You're joking, right? Well, there's always my demo tape. Well then, we're gonna need a bigger safe. Aspetta che... I need to avoid this trash. La nostra macchina già è messa a me. Si è appena mangiata un cartello. Sì, il palo. Si è appena mangiata la nostra macchina. Non vorrei dirtelo, Pierce. Puffete. Madonna mia. Che una volta questa attività qui era quella. Era quella in cui dovevi portare la droga. Ui. Cretino. Era quella dove dovevi portare la droga insieme al tuo compagno, non lo spacciatore di turno. Adesso è fai promozione ai Saints. You're doing people a favor. Dai. Forza. Vuoi prenderci? Ecco fatto. Più semplice di così. Punti sempre alla testa e via. Che tra l'altro queste missioni qua inizialmente sono un po' difficilotte, perché appunto le tue munizioni sono poche, le tue armi fanno pena, e di conseguenza il mio consiglio è falle una volta che... la mia voce. Falle una volta che hai più munizioni e la tua arma è in uno stato già migliore.
Ecco qua, è morto? Direi di sì, perché non si muove più. La polizia, non volevo. Vabbè, per adesso finché stanno lì fermi e si combattono fra di loro, polizia. Certo. E i syndicate a me va benissimo. Ecco qua, uno è andato. L'altro. Ehi, ehi. Ecco qua, perfetto, ricarica. Forza, andiamo via Pierce prima che ne arrivino altri. Pierce, Pierce, muoviti. Se devo tenerli lontani, però tu ti devi muovere. Tanto è arrivato l'elicottero, fantastico. Porca puttana. Let's pick this up another time. Gotta work on my technique. Ah, abbiamo già finito, perfetto. Allora, Pierce, ti prego, muoviti, che sennò quell'elicottero ci fa il culo. E sinceramente, di esplodere oggi non mi va. Ok, siamo sopravvissuti alla mia stessa granata. Vabbè, non era quello che volevo fare, però $3000. E $92 allora, vabbè, meglio di nulla. Dove ci troviamo e quanti soldi abbiamo? Abbiamo $5000, questo vuol dire che volendo potremmo comprare quel negozio lì, conquistare la città, però vorrei a questo punto comprare un altro friendly fire. Potenziamento dell'energia, per $300 in più aspetto questo, va bene, aspetto, scherzavo. Conquistare la città, va bene, dove? A 800 vella, madonna. Un po' lontano, Pierce. You wanna rob some store? That'll cause more problems than it's worth. I'm saying we buy one from the Morningstar. Because they'll jump at the chance to sell to us. Nope, because we already have the deed. Come again? We take the deed from the lockbox and purchase the store in our name instead. Well, if they can't argue. Beh, per me è un piano. Basta avere i soldi e comprare un negozio, no? Eccoci arrivati. Guarda, volevo comprare un friendly fire. Eccolo qua. Me lo fa già comprare la missione. Che cazzo di problema aveva Pierce? Ciao. We headed to friendly fire. Yep. Best thing is owning it gives us a discount. Già. Sono per $100. Voglio dire, quando mai mi costerà solo $100 un negozio, no? This city's full of businesses and buildings we could snatch up. And we got the muscle to take whatever we need. E questo è vero. But we're gonna need Steelport on our side too. Drive around and see if we got any fancy. Va bene, andiamo a fare un po' di giro in giro per la città. Qui che cosa abbiamo, Controlliamo subito. Secondo me è un collezionabile. Oh, ma guarda, delle sexy doll. Can you explain this, Pierce? Oh, that? A little hobby of mine. Just forget I asked. I don't mean it like that. They're collectible. You're supposed to try and find them all. You're really not making it better, mate. What are the goodies we're in the box? An apartment building. I thought you just got a new flat. A brick and mortar, baby. Real estate is cheap. Taking money away from the syndicate. Sì, farsi pagare per una struttura ha senso, Pierce. Tutti i soldi che andrebbero invece a un'associazione vengono a noi. Quanto mi costa? $100 anche questo? Lo spero. Lo spero perché non voglio spendere troppo. Vediamo. $100. Quando le cose costano così poco, è anche un crimine non comprarle, no? I've seen Morningstar all over the city doing deals and shit. So they'll be easy to find. We wipe them off a corner, they'll think twice about coming back. Sì, direi che è un ottimo piano, Pierce. Andiamo a fargli il culo. Aspetta, 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 devo fare quel salto! Sempre soddisfacente farle ste stronzate. E eccoci arrivati! Dove si nascondono i Morningstarons? Non lo so, ma questa è la loro macchina. Ed ecco come liberarci di un po' di stronzi tutti in una botta sola, investendoli. E ho anche risparmiato le munizioni della pistola facendoli saltare tutti in aria. Va bene, andiamo a farne fuori altri. $100 però sono veramente un'infamità. Pierce? Pierce! Dove cazzo vai? È arrivata gente. Porca, aspetta.
Fantastico, ci hanno lanciato una cazzo di granata. Beccati questo. Ok, non vedevo più Pierce. Vieni qui. Tienilo su. Dov'è? Vieni Pierce, ci arriviamo a piedi e cambiamo macchina. I'm a badass. Benissimo, abbiamo già un elicottero che ci sta cercando di uccidere. Pierce, lascialo in pace e vieni qua per favore. Donna mia, ho forse esagerato? Ecco fatto. Se tu ti sbrighi, Pierce, volentieri. Questo in realtà non ha alcun cazzo di senso. Non ha senso che un nemico non ti attacchi più solo perché sei nella tua tana. Però vabbè, per esigenze di gioco diciamo che va benissimo. Non ha un cazzo di senso tutto ciò, ma va bene, ehi. Va benissimo, a me non mi lamento certo. Tana, sono salvo. Non mi puoi attaccare qui, sono in casa. Conquista la città. $500. Madonna mia, che povertà, $500. Vabbè, meglio di nulla. Vandalismo blindato. Oh, questo mi piace. You feel like blowing shit up? Go on, I'm all ears. Found the route the Morningstar uses to deliver their goods buried in the syndicate files. You're saying we drop a few pipe bombs under them? Fuck that! I'm saying we use a tank. This may be the best. Questo mi piace come piano, Pierce. Però sono abbastanza sicuro che vandalismo blindato non fosse fra le missioni nel gioco originale. Mi ricordo che dopo questa qui c'era quella del Genji e basta. Non c'era vandalismo, sono abbastanza sicuro. Ecco appunto. All my fights end like this. Ecco qua. Poi vandalismo blindato è una delle mie modalità preferite perché basta continuare a sparare per fare le combo. Basta continuare a rompere veramente qualsiasi cosa e le combo le fai praticamente in automatico. Veramente, puoi sbizzarrirti anche solo a sparare normalmente, che il gioco già ti fa andare avanti da solo. Certo, quando vai più avanti con come si chiama? Con le combo è più facile che poi alcune saltino perché hai troppe cose e il tempo della combo si esaurisce, per carità. Non sia mai, ma può succedere. Ecco fatto, guarda che bello far saltare le pompe di benzina, santo cielo. E gli obiettivi più facili sono la spazzatura e le recensioni. Le recinzioni sono gli obiettivi più facili da distruggere perché ti spaccano via, soprattutto con le combo quelle più alte, veramente un sacco di soldi in poco tempo. Cioè, con la combo tipo a 90 che avevamo adesso, rompendo una recinzione avevamo già fatto $50,000. Poco rispetto, eh. E $39 all'ora e il vandalismo blindato sbloccato. Sono sicuro che quella del carro armato non c'era nel gioco originale. Cioè, non era fra le missioni di questa zona, almeno. You ready to be a star? Thought we already were. Come se non lo fossimo, esatto. You've been personally selected for a spot on a game show here in town. Game show? You're not trying to auction me off on some dating thing, are you? Trust me, you'll love this shit. Meet me and I'll show you. You better be right. Va bene, arrivo subito, Pierce. Eccoci qua. Hello, Steelport. Madonna mia. Professor Genki's super ethical reality climax. Time to see how the game is played. Fight your way through Professor Genki's super sparkle lab for fun and profit. Now, with every man, con tutta sta qualità, madonna santa. Mi sembra laggy un pochino il video, eh. Mi sembra che ci sia troppa roba a schermo e lagga il loro video, perché questo è un video, non è il gameplay originale. You've never seen Genki before. Oh, and one more thing.
On this show, no one gets to take a break. Lo immagino. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time. Fun time. Guarda, fosse legale sta roba, non so quanta gente ci andrebbe. Senti la gente com'è contenta. Va bene. Welcome, allora, Professor Genki's super ethical reality. Iniziamo climax. Il super ethical time, reality right, climax. Allora, la cosa più importante traps, ovviamente è fare punti. Ma anche evitando le trappole ci becchiamo un bel po' di punti. Tra l'altro, cacchio. Today we'll be watching the leader of this Troppo Saints, tardi. The world famous Stillwater Street Gang. As many times as this former gangbanger has been bastardo. Shot at, blown up, run over, no, and generally put through hell, this competition probably seems pretty routine. Aia le palle, oh no, maybe, tempo bonus. You are going to make Professor Genki size dollars driving hoes around, ecco, that's for qua. Sure. Dobbiamo arrivare a mille... A 1000 punti. Ma io mi ricordavo. Ah, ecco, i colpi in testa ti fanno guadagnare più punti. Sto dicendo, io mi ricordavo che dessero più punti. Vabbè. Ah, eccoti, aspetta. What did you do to piss off the driver? Ecco fatto. I didn't do a damn thing. Aspetta. I just wish I hadn't rented a convertible. Wait. You were in the car, madonna mia. Meno male che sei appena disattivata. Questo si disattiva. Oh, cacchio! Vabbè, non l'ho fatto in tempo. Non importa. Ok, calmi tutti. Non vogliamo prendere la Netical, no? Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quello cos'è? Money shot, che sono soldi che ci entrano nelle tascocce. Dai buono, ecco fatto. Preso. Ma io c'ho anche le granate infinite. E chi le aveva viste? Qualcuno prima o poi lo becco, no? Ecco fatto. And that's it. E siamo arrivati dall'altra parte. Abbiamo vinto. Professor Genki. $2,044. E 55%. Hai sbloccato il professor Genki. E Pierce è fra i tuoi amici. Ci mancherebbe anche Birz. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, la polizia ha appena investito delle persone. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.